Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, io non mi aspettavo di dover fare questo video, ma me l'avete chiesto in tanti, quindi perché no? Dunque, sapete che per l'avvento ho aperto su Instagram una casellina al giorno con voi, il calendario dell'avvento di Rituals, questo qui che adesso vi mostro. E abbiamo aperto assieme una casellina al giorno, vi mostravo ogni giorno su Instagram cosa c'era dentro e ok. Mi avete chiesto in tante, anche negli ultimi tempi, come mi ero trovata e stavo facendo ormai un copia e incolla delle varie risposte. Quindi ho detto: sentite, facciamo un video, così ve ne parlo bene. Si vede che eravate incuriositi, me l'avete detto in tante, che eravate incuriosite, però dopo non l'avete preso perché non sapevate com'erano i prodotti, però l'avete visto che ci sono in vendita anche su Sephora e quindi perché no? Allora io ve ne parlo. L'unica cosa che devo dire è che non mi aspettavo di fare il video, quindi dopo aver aperto le caselline da giorno i prodotti in parte li ho usati, ma adesso sul computer qui mi sono presa Instagram, così guardiamo le varie caselline e vi dico i prodotti, alcuni li ho già recuperati, quindi guardiamo. Dunque, questo è il calendario della Rituals, eccolo qua, che viene con la valigetta, quindi è carino. È quello da quello in 2D, perché c'era anche quello in 3D, ma lo vendeva sul sito della Rituals, non Sephora. Io l'ho preso da Sephora, è bellina perché è fatto a casettina e veniva 59,90, questo da 24 caselle, ma prima dell'avvento c'era lo sconto del 20% che conveniva. Allora, 24 caselline che ovviamente sono tutte aperte. Cosa dire della confezione? Intanto che le caselline sono belle da aprire, sono comode perché si schiacciavano bene. Bello il cartone, bello spesso, quindi non si rompeva, venivano via bene. E dietro a ogni casellina c'è scritto anche che cos'era il prodotto, nel caso non si capisse, ma era anche facile da capire. Dunque, Rituals. Si sente anche da qui, vi deve piacere se vi piacciono le cose profumate, sicuramente. Oltretutto credo che sia anche un buon modo in questo caso per testare tutti i giorni se il fatto funziona. Però davvero è molto profumato, tutti i prodotti per il viso e per il corpo, niente make-up. Ma direi di iniziare perché ho visto nella casellina numero 1, vi metterò anche le foto. Comunque sia, ed è nel mentre ho aperto anche il calendario della Pompadour e quindi nelle foto ci saranno anche le tisane, perché sì, un altro calendario molto interessante era quello della Pompadour, perché non solo ho trovato delle tisane nuove da scoprire, ma era anche proprio bello, era bello testarlo. Allora, dunque, prendiamo il mouse, magari che sono più comode. Ecco qui, allora, nella casella posso appoggiare questo? Grazie. Dunque. Ah, sì, no, questa è la doccia, vabbè. Ok, partiamo con. Devo andare in giù. Ecco, nella numero 1 c'era questa candela. Questa è Savage Garden che ho usato perché era buona, è durata alcune ore ed è bella anche la confezione, magari da tenere. Buon profumo, bella fiamma e soprattutto un profumo che si sentiva tipo le Yankee, ecco, un po' più delicato delle Yankee, però per un piccolo ambiente questa qua era perfetta. Poi andiamo avanti, ecco, questo l'ho usato, quindi non ce l'ho. Era il momento di tutti i gel doccia in schiuma, in gel, in mousse, tutti con lo spray che duravano ed è un paio di docce. Comunque questo era molto fiorito e sì, credo. Tulip, esatto, schiuma da doccia ed è rogatore particolare, ma era buono ed è bello fresco ed è il profumo non resisteva sulla pelle, però si sentiva durante la doccia ed è buona schiuma, buon potere ed è pulente, però non arrossava la pelle. È durato per un paio di docce, sì, due docce, quindi queste confezioni. Poi andiamo avanti, perché non mi ricordo più cos'altro c'era. Vediamo. E abbiamo questo ce l'ho, credo. E questo, sì. Spring Love Happening Body Mist. È un'acqua per il corpo profumata. Sì, anche di questo sono quasi alla fine. È buona, profumata. Un'acqua corpo, un'acqua corpo profumata. Questa è molto buona e mi piace perché dura anche abbastanza a lungo.
non è invadente, quindi ci piace. Poi, eccolo, credo che sia questo. No, ho sbagliato. Questa era la maschera idratante per i capelli che è durato 2 applicazioni. Diceva di essere una maschera da notte, idratante per i capelli. Io l'ho applicata, le maschere da notte ma non piacciono, però l'ho applicata come impacco e l'ho usata per 2 volte sulle lunghezze e sulle punte, quindi solo su questa parte. Ed è lasciata in impacco per più di mezz'ora o anche un'ora, dipende, e poi andavo a fare lo shampoo come sempre. Effettivamente i capelli erano molto più morbidi già dopo un'ora d'applicazione, quindi immagino tutta la notte davvero, e poi erano belli profumati. Peccato che il profumo è durato poco, però erano belli profumati e effettivamente è un prodotto che funziona, non fa miracoli, ma ha funzionato. Poi crema mani, ecco, questa lo sto usando. Eccola qua, quasi finita. Allora, questo è il Recovery Hand Balm, un balsamo mani, ed effettivamente è un balsamo perché ha una formula bella ricca. Sì, il profumo è abbastanza delicato, ma si sente, e la formula è bella ricca, ma soprattutto è molto molto idratante. Cioè, considerate che io normalmente uso di giorno una crema e alla sera un'altra più idratante. Con questa faccio del giorno e sera quella stessa perché è super idratante. Cioè, è proprio un balsamo, è fantastica. Questo penso che fosse un full size perché è un 70 ml. Mi sta piacendo tanto. Poi, una volta applicata, resta il profumo. Non è invadente, però annusandovi le mani si sente. Quindi questa super super promossa. È davvero un balsamo, una coccola per le mani. Andiamo nella 6 con un'altra candelina, sempre di queste bianche. Poi andiamo avanti. Poi andiamo avanti. Credo di aver mescolato un po' i numeri, ma comunque fa lo stesso, credo. E troviamo il body, Iron Body. Sì, esatto, questo da uomo. Che però l'ho usato e l'ho finito ed è sì, bella schiuma, proprio un bagno doccia da uomo. Però mi è piaciuto perché era abbastanza fresco ed è durato più di 2 docce, sì, più di 2 docce. Anche questo mi è piaciuto e secondo me agli uomini questo piace davvero tanto perché è profumato ma non persiste troppo sulla pelle una volta applicato. Bella sensazione di freschezza ed è promosso. Poi andiamo avanti. Ah, queste. Aspettate, vi ho detto di aspettare perché sapevo di avercene ancora una. Queste sono ampolle di siero per il viso ed fatte così, quindi erano dentro la scatola c'è il foglietto con le spiegazioni e questa è l'ampolla, questa è la glow, quella illuminante. Abbiamo trovato sì la glow. Ok, allora questa ampollina, ok, mi è durata là perché ce n'erano varie. E me ne è rimasta solo una, mi è durata tanto perché vabbè, è andata ad aprirla. Poi dopo basta poco prodotto perché è un siero per il viso che ora si sta appannando perché di là c'è freddo mentre di qua c'è più caldo con il camino. Non facciamoci caso. Allora, come conservarla? Perché per un'applicazione è tanto. Una volta aperta, l'andate a tappare con un pochino di carta igienica oppure con una carta, qualcosa, ma attenzione che non vada a toccare il siero perché sennò lo assorbe tutto. Quindi andate a fare proprio solo un tappino, un batuffolino iniziale e 3 giorni e finisce per andarla a chiudere. Se no, se siete sicure di che non si rovescia, potete anche tenerla lì sopra. Basta un po' di pellicola. In un paio di giorni, comunque, la finite. Poi andiamo avanti e vediamo. Anche questo l'ho finito. Questo era un olio doccia. Olio doccia super profumato, sì, e super idratante. Questo è stato fantastico per il corpo, per la doccia, davvero, ed è lasciava la pelle super super idratata. Mi è piaciuto tantissimo e poi era super profumato. Cioè lo si sentiva a questo caso anche dopo l'applicazione. Il peccato è andarsi a vestire con tanti strati perché poi sul corpo non lo senti più di tanto. Però davvero super super idratante. È ottimo per l'inverno. In estate sarebbe stato anche troppo pesante. Poi, ah, questo ce l'ho nella doccia però. Questo è un guantino scrub.
Comodo, ma davvero comodo, che fa uno scrub veloce sotto la doccia, magari dei gomiti o dei talloni. Questo è davvero comodo e molto molto scrubbante, solo che ce l'ho nella doccia ed è anche bagnato perché l'ho usato ieri. Non mi sembra il caso, però questo è davvero comodo, cioè sono tanti commercio, anche questo sembra un po' una cosa messa lì a caso e invece è davvero furbino. Non pensavo, invece è molto molto furbino. Poi troviamo le altre candele, queste qua nere, questa è Wild Fig, finita anche questa, è più delicata rispetto alla bianca, più delicata, più da tutti i giorni, questa è più spezia, Savage Garden, si sente di più, la bianca si sente di più, quella nera un po' meno, però perché è più delicata, è più da ambiente, comunque. Mi è piaciuta e si è sentita, non come la bianca, però si è sentita. Poi ho finito anche questo, sì, perché era uno shower gel e questo è la cosa che è che era proprio piccolino, mi è durato per un'applicazione questo. Non pensavo però ed è freschissimo. Era davvero fresco, questo era proprio un gel doccia ed è davvero fresco, forse più per la stagione calda, sì, rispetto a quella fredda, però mi è piaciuto, sempre bella schiuma, buon potere pulente, non arrossava la pelle, anzi, dopo non applicavo neanche la crema idratante, quindi davvero super e mi è piaciuto anche questo. Poi andiamo avanti. Ah, ecco, questo è quello che dico, boh. Una lima per unghie, che comunque è una bella lima, bella grande, una full size ed è, non l'ho ancora usata. È un cartone, bella grana, sì, era un po' una casellina da riempimento, però un riempimento di quelli dici utile, perché la lima per unghie, bene o male, serve a tutti, chi più, chi meno, ma serve a tutti. E quindi alla fine è una casellina che ho apprezzato di più rispetto a gingillini, ecco, sicuramente più valida. E poi è una full size che è più comoda. Poi andiamo avanti. Anche questa l'ho finita. Non è che l'ho finita, però la sto usando ed è di là. È una saponetta ed è un sapone al latte e fiori di ciliegia, sì, ed è bella idratante. Allora, lo ammetto, la sto usando per pulire le blender e i pennelli. Però devo dire che li pulisce benissimo, li pulisce molto bene, non va a seccare le setole ed mi sto trovando bene. Poi dopo non mi dà problemi neanche sulle mani, quindi super super super. Solo che ce l'ho di là, è un po' macchiato, quindi non è che vado a prenderlo fuori, però funziona. E secondo me anche per le mani o per il corpo, col fatto che ha latte di riso, Reese's Milk, sì, latte di riso, può andare bene anche per il corpo tranquillamente, però per le blender e i pennelli è davvero fantastica, ve lo posso assicurare. Ecco, questa è l'altra ampollina, quindi erano due glue e una l'ho usata, mi manca l'altra. Effettivamente è un siero per il viso, assorbe velocemente non appiccica, non mi crea problemi, mi è piaciuto e sicuramente userò anche l'altro. Ah, le salviette struccanti. Aspettate. Ecco, queste sapevo di avercele ed erano di là perché sono nuove, non le ho ancora provate perché sto finendo quelle. Allora, salviette struccanti, queste è il pacchetto da 10, credo che sia biodegradabile. Non le ho ancora provate e le lascio chiuse. Perché io non sono una grande da salvietta struccante, però quando faccio i video ne ho sempre un pacchetto qui sulla postazione, quindi aspetto che finisca quella per poi mettere queste. Ed vi farò magari sapere quando le userò in un video come mi trovo. Però le sento belle imbevute e anche belle spesse, quindi ci possono piacere. E sicuramente un regalo apprezzato anche perché se no le avrei comprate. Ecco, altra cosa che invece ho finito, questa era una schiuma. È particolare perché è un gel doccia, però fatto a tipo schiuma da barba, ecco, però invece di essere una schiuma è un gel da barba tipo, però era un gel per la doccia ed è durato per un'applicazione, una doccia e mezzo, un'applicazione e mezzo più o meno, e buono,
Buono, molto buono, come sempre tutto bello profumato, ma mai invadente. Si sente, ma non è troppo. E poi durante la doccia con l'acqua calda, cioè è uno spettacolo. Se vi piacciono le cose profumate, provatele davvero perché sono fantastici. Poi, altra candelina come questa, che ho finito, ne ho prese due, ma sono uguali. Anche questo ho finito. Allora, i gel doccia credo che li ho finiti davvero tutti. Il gel doccia in questo caso era diverso perché era in mousse. È bello, bello, spumoso proprio. Peccato aver finito quello perché era bello. Però ecco, col fatto che era in mousse mi è durata una doccia. Forse perché ne ho usato anche di più perché mi piaceva davvero tanto. Però sì, è durato una doccia. È bello profumato. Un po' più intenso e poi questa mousse che era davvero una coccola. Ecco, in questo caso è bella ricca per l'inverno, fantastica, davvero fantastica. Ma devo dire che però il profumo sulla pelle non si sentiva dopo, durante la doccia sì, ma sulla pelle no. Poi siamo alla 22 scrub da doccia. No, l'ho finito perché l'ho finito settimana scorsa. Perché alla fine è uno scrub comodo per la doccia, effettivamente era sia detergente che con potere scrubbante dentro. Però ho trovato che per la doccia, l'ho provato, però per la doccia non era così tanto scrubbante. Ho provato sui gomiti, però sì, non era troppo scrubbante. Allora l'ho provato sul viso, bello diluito con l'acqua ed effettivamente mi è piaciuto davvero. Quindi l'ho finito in questo modo. Devo dire però che era comodo il fatto di avere un detergente per il corpo con l'azione scrubbante dentro e poi era profumato. Comunque non troppo scrubbante. E quindi mi è sembrato comodo anche da, come si dice, per tutti i giorni oppure più volte al giorno, a settimana oppure per la pelle sensibile. Sì, in questo caso mi è piaciuto. Secondo me sto dimenticando alcune caselline perché siamo arrivati alla 23 e l'ho qua, esatto. Questa è una crema per il corpo al eucalipto e rosmarino. L'ho tenuta da parte, è ancora nuova, questa qui, perché sembra davvero fresca, molto fresca. Quindi magari la teniamo per un periodo un po' più estivo. E poi vediamo cosa c'era al 24 che non mi ricordo. 24 c'era il gel doccia, esatto, quindi ho scordato alcune caselline, ma adesso le recupero. C'era il gel doccia ed è però in formato più grande perché erano 30 ml mentre quelli erano 50, quindi una bella travel size e mi è piaciuto davvero. E poi era di questa linea fresca, ma non il gel doccia non così tanto fresco. Poi vediamo, c'è anche il body cream, eccola qua, sempre con latte di riso e cherry blossom, quindi fiori di ciliegio. Come la saponetta c'è anche la crema per il corpo, questa l'ho solo provata, ma la sa proprio di fiori di ciliegio. Non persiste tanto sulla pelle, ma ha un buon potere idratante ed sì, mi sta piacendo, soprattutto da applicare, assorbe velocemente, ci si può vestire subito dopo. E altra cosa che non vi ho detto, eccolo qua, il Deep Sleep Pillow Mist. Ed sempre con la lavanda, uno spray da cuscino che dovrebbe essere rilassante e sa davvero tanto di lavanda. Quelli rilassanti da cuscino, sapete, per rilassarsi la sera. Sì, mi piace davvero tanto anche questo. Quindi, questi erano tutti i prodotti, chi più chi meno, se non mi sono scordata qualcuna, ma durante l'editing vedremo, che ho trovato nel calendario dell'avvento di Rituals. Cosa devo dire? Ve lo consiglio? Allora, se siete incuriosite per il prossimo anno di prendere un calendario dell'avvento, sì, ve lo consiglio assolutamente perché potete provare tante linee diverse di prodotti, vi fate così un'idea e poi se ne mette anche la Sephora con il codice sconto è ottimo e a me è piaciuto tanto. Ho scelto questo calendario perché era uno dei meno chiacchierati sul web, quindi che non c'erano troppi spoiler, ma a me è piaciuto, particolare, tanti prodotti per il corpo, per il viso, alla fine cosa c'era? Il siero, direi, poco altro, vabbè, se avete struccanti, poco altro davvero.
tanti per il corpo ed adatti per tutta la stagione, per tutte le tipologie di pelle, per tutti i gusti, alcune più fiorite, alcune più fruttate, valido. E poi si trovano davvero tante linee. E in più c'erano anche le candele, e perché no, che ci piacciono. E quindi direi che è un calendario davvero super super valido, che mi è piaciuto spacchettare con voi. E niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se così ho risposto a tutte le vostre curiosità, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!